Benvenuti a Sotto Canestro, la rubrica che parla di basket, ma a modo mio. Io sono Mauro Fornaro e amo lo sport più bello del mondo. E questa sera, per parlare dello sport più bello del mondo e di un argomento in particolare, ci sono due loschi individui che conosco da un bel po' d'anni, nonostante loro siano molto più vecchi di me, nonché colleghi. Non si ride prima della presentazione, No, ma è vero, è nonché tristemente vero. colleghi in vari ambiti che fra un po' vi presenterò, ma intanto ve li presento e rispondono al nome. Vado per anzianità, che poi sono entrambi permalosi e mi scrivono in Quindi non vai privato. solo per Hai anzianità, ma vai presentato anche. prima Cicì e poi Cocò. Andrea Codato Buonasera a tutti. e Marco Savini. Salve, 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 salve. Allora, oltre ad essere compagni di merende e soprattutto di bevute, i due signori qui presenti sono anche due, ovviamente due amici, altrimenti non sarebbero qui, ma colleghi anche in ambito cestistico, in realtà no, in realtà anche in ambito culturale, perché, apro una piccola parentesi, con entrambi in due situazioni diverse sarò protagonista del progetto che porto avanti con Sara Bao e Cristian Secco, American Stories, e quindi vi consiglio eventualmente di capire bene tutte le loro attività anche visitando le nostre pagine dei social di American Stories per capire questi due signori di cosa parlano anche oltre che di basket. Ma oggi appunto sono qui per parlare di basket, non vi narro le loro carriere perché sarebbero più lunghe della guerra delle due rose, che in realtà durò poco, tutto sommato. Ma siamo qui appunto per parlare di un argomento specifico del basket, del mini basket. E che è le aspettative che abbiamo noi nei confronti dei nostri ragazzi e soprattutto che hanno i ragazzi nei nostri confronti. Abbiamo deciso di non parlare delle aspettative dei genitori perché il buon direttore artistico Davide Zini mi concede soltanto mezz'ora. Servirebbero probabilmente 6 anni e mezzo di Saturno, però, per parlare delle aspettative dei genitori, ben sapendo che se i figli non vanno in NBA è colpa di noi tre stronzi, giustamente. Quindi Chiaro. chiuso la parentesi, genitori, sono poco acido. Prego, signori, la parola. Non so chi dei due vuole intervenire. Mi verrebbe da dire quello con gli occhiali, ma tutti e due hanno gli occhiali. Quelli con pochi Eh sì, capelli, ma tutti esatto. e due hanno pochi capelli. Quello con la barba, tutti e due hanno la barba. Quindi, Marco, andiamo in ordine di nascita, va bene? Va benissimo. Ma Quindi, quindi è parola in ad ordine Andrea. Quindi, inverso? no, quindi Prima Andrea. parola ad Andrea, era per dire, Ah, Marco. ok. Ah, va bene, Come San ok. Martino, dona metà del tuo mantello a questo povero viandante che vuole intervenire. Vabbè, cioè adesso fare queste dotte citazioni a quest'ora della mattina in un mattino nebbioso, no, nebbioso no, ma foschioso di 100 non è proprio il massimo. Comunque, riguardo dunque, l'argomento di oggi, cioè le aspettative dei bambini, dico bambini perché parlo della fascia d'età che mi compete chiaramente, nei nostri confronti per la nuova stagione, beh. Anche qui molto probabilmente non sarebbe sufficiente la mezz'ora che abbiamo a disposizione, anche perché, no, parlando proprio dal punto di vista di quello che loro si aspettano, varia molto per quello che personalmente mi riguarda rispetto alla fascia d'età di cui parliamo, perché se parliamo di bambini, di pulcini, cioè bambini di 5-6 anni, parliamo di una certa cosa. Se parliamo di bambini, di ragazzini un po' più grandi, tipo i nati quest'anno, il più grande del mini basket sono i nati 2012, parliamo ovviamente di cose ben diverse. E anche se secondo me possiamo parlare di una cosa che sottende a tutto questo, che è assolutamente la possibilità di nuovamente di sfogare la propria passione nel campo da basket. Anche se gli individui con cui hanno a che fare sono gente tipo me, tipo Marco, tipo Mauro, quindi sanno benissimo a che cosa vanno incontro, okay, per certi versi, però sanno anche che comunque nel campo da basket hanno l'assoluta possibilità di esprimersi e
siccome conosco benissimo questi due individui che sono qua di fronte a me in questi quadratini qua sopra, in un quadratone anche gigante, Mauro, in questo momento, la possibilità di esprimersi è un'assoluta garanzia della pallacanestro fatta da noi, per cui io direi che questa è la numero una delle cose che loro si aspettano. Chiaramente per i bambini piccoli la possibilità di esprimersi è una cosa, per quelli più grandi è un'altra. Passiamo da un'assoluta voglia di giocare invece per i bambini piccoli, fino ad arrivare al gioco inteso proprio come pallacanestro vera e propria per quelli più grandi, ma quello che mi piace è proprio vedere, siccome ho a che fare con tutte queste categorie, quello che mi piace è vedere come si evolve questa aspettativa, cioè l'aspettativa proprio dell'autoespressione, dal bambino più piccolo al bambino più grande. Ed è la cosa, secondo me, più affascinante di tutte, perché vedere la bambina che deve ancora compiere, che compie a dicembre i 5 anni, che si sta cercando di arrangiarsi con la palla da basket, la palla da easy basket in questo caso, che comunque è un attrezzo molto grande per una bambina così piccola. E via via passare attraverso tutte le altre categorie fino ad arrivare al bimbo o la bimba nati nel 2012 che invece cercano di saltare per toccare il ferro, no, qualcuno ci riesce anche, qualcuno ci riesce. È veramente entusiasmante e vi dirò la sincera verità, è una delle poche cose che mi suscita proprio l'entusiasmo di entrare dentro in palestra. E qui mi fermo perché altrimenti poi Una andiamo. delle poche cose che continua ad emozionare, onestamente. Esatto, bravo, bravo, si vede che sei iscritto, si sente che sei iscritto. Sì o no? Sì, sì, sì. Marco, volevi aggiungere qualcosa? Il mio punto di vista è lievemente differente soltanto per il fatto che io di solito mi occupo di fasce d'età conseguenziali, successive rispetto al Certo. lavoro che fa Andrea, al lavoro che fai tu, Mauro. Io la parte motivazionale, la parte di comprensione degli obiettivi e delle finalità dei ragazzi che mi vengono affidati la devo creare insieme al ragazzo, perché purtroppo nella mia fascia d'età la strategia educativa genitoriale ha un impatto feroce, nel senso che dove, e questo non sono io a dirlo, ma sono le ricerche scientifiche di cui possiamo avere mille esempi. Le strategie genitoriali degli anni 80, 90, 2000, le più diffuse, sono state strategie tendenzialmente fallimentari che hanno creato poche certezze ai ragazzi e poca autonomia e poca capacità di prendersi responsabilità e poca capacità di scelta. Il mio lavoro si innesta su quello di Andrea o su quello di Mauro, cercando insieme ai ragazzi di formare un'idea di quello che si vuole tenere in palestra, di passaggio dal puro gioco alla competizione, in qualunque forma essa sia, può essere devastante. Può essere devastante per le famiglie, può essere devastante per i ragazzi che partono per la tangente pensando di dover andare a giocare in NBA e se non ci riescono sono dei falliti, oppure partono pensando di dover segnare 20 punti a partita perché se non ci riescono non valgono niente. La bellezza di questo sforzo dà la possibilità peraltro di con un po' di lavoro, un po' di impegno da parte nostra, di trovare spazi di espressione, spazi di gratificazione per ognuno dei ragazzi. Il confronto, il dialogo con i ragazzi è per me la parte ancora più affascinante e più faticosa e più difficile e più soddisfacente di questo lavoro. È un percorso che non si fa in accompagnamento con i genitori, se non in rari casi di famiglie illuminate. Molte volte lo devi fare, dire, supportando anche errori dal punto di vista della strategia, della gestione dei ragazzi,
però effettivamente è la parte più bella, mi associo alla filosofia di Andrea, il vedere lo sviluppo della persona, delle capacità della persona di essere entità autonoma e pensante è la parte fondamentale del nostro lavoro, la parte divertente, la parte affascinante, la parte che ci motiva tutti. Ho una riflessione da farvi a proposito di dialogo. Hai parlato di dialogo, ma in realtà di quello che avete detto, che avete detto entrambi, ma ora assist alla regia per una pausa musicale. Siamo qui con Marco Savini e Andrea Codato, due colleghi, amici, professionisti anche loro nel mondo del basket. Abbiamo parlato di cosa si aspettano i bambini da noi e il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare del il basket, il mini basket, diciamo basket in generale e va bene. Marco giustamente parlava di dialogo con i ragazzi più grandi. Andrea giustamente parlava del vedere crescere i bambini e quindi qui potremmo riprendere il climb del settore mini basket, che è mini basket for life, cioè non un mini basket finalizzato semplicemente al devo diventare un campione di NBA, ma un mini basket che aiuta a crescere, come poi ha sottolineato anche Marco, un basket che aiuta a crescere e che aiuta a diventare persone, donne, uomini, autonomi, responsabili, competenti, collaborativi, eccetera, eccetera, eccetera. E forse questo è il grande step che dovrebbero fare molti addetti ai lavori, quindi sia una parte dei colleghi che invece sono convinti che se vinco contro di te sono bravo, se no sei bravo te. Una parte anche dei, dico, dirigenti per riprendere tutti quelli che lavorano in una società sportiva, che spesso e volentieri sono purtroppo i primi ad essere ignoranti
nel mestiere, e direi la grandissima maggioranza dei genitori che non hanno capito che per noi il bambino, la bambina che arriva puntuale in palestra e che si porta la borraccia e magari la canotta double in modo da fare due squadre, due colori diversi, non è un l'essere pignoli noi finalizzato semplicemente a lavorare bene, è aiutare il loro figlio e la loro figlia ad essere una persona in futuro autonoma. Allora, sicuramente, cioè, hai ragione, è una battaglia che noi, soprattutto noi del mini basket, combattiamo da sempre, con risultati assolutamente disastrosi, perché cioè, io francamente non posso vedere un bambino di 10 anni, 9-10 anni, che non si sa allacciare le Non si scarpe. sa alzare le scarpe. Una bambina, una esordiente che va dalla mamma a farsi fare la treccia, La la treccia, coda, come si chiama, esatto. perché non sa usare l'elastico. Sì, ma cioè, è terribile questa cosa qui. E quindi, ritornando al discorso delle aspettative, questa volta ribaltandolo, cioè le aspettative nostre nei loro confronti, c'è anche quella di vedere che man mano che andiamo avanti, il grado di autonomia che sono in grado di se ho detto due volte grado nella stessa frase, che sono in grado di esprimere questi bambini man mano che vanno avanti, man mano che si evolvono, che migliori. Il problema è che, ragazzi, sì, noi abbiamo questa aspettativa e molto ingenuamente, soprattutto alla nostra età, ma continuiamo ad avere. Viene disatteso puntualmente ogni stagione. Faccio copia e incolla di tutto, sostituirei ingenuamente con ottusamente. Perché una Se volta che hai vuoi, sì. Sei capito che è così, sei un ottuso se continui a pensare di poterla. un ottuso o sei un illuso? Un illuso, esatto. Anche A me qualcos'altro che finisce inone e non è aquilone. ma chiaramente Però sì. Savini, Bolognese Savini, persona fine ed elegante, sarebbe inorridito nel sentire questa frase così. Anzi, questo aggettivo, che per Sì, qualcuno in realtà è un sostantivo. anche io spesso mi sento una persona che coglie molto dalle discussioni. Questa era molto sottile, non arriva a tutti questa. Comunque va bene. E quindi, beh, tanto per dire, io ieri sera stavo facendo lezione con gli scoiattoli, quindi con bambini di 7-8 anni, no, sì, Sì, 6-7 anni. seconda e terza elementare. E sì, ormai sai, ogni tanto le Ecco. categorie mi esplodono nel cervello, anche perché ce ne sono così poche nel mini basket moderno Sì, che. esatto. Va bene. E insomma, l'allenamento successivo sarebbe stato quello delle ragazze, e vedo verso la fine della lezione una signora che accompagna due ragazze, ma due ragazzine, però vedo che non sono delle bambine queste, e vado a sentire, benché ci fossero i bambini che giocavano per conto loro, però dai, stavano facendo un gioco nel quale potevo anche permettermi di assentarmi 30 secondi. E scopro che queste due bambine sono del 2011, quindi ormai hanno 12 anni, e la signora voleva accompagnarle in spogliatoio per assistere alla loro Alla svestizione e vestizione. svestizione, a Allora Maria io ho detto, Maddalena. eh sì, esatto, e io ho detto, ma per quanto siano nuove dell'ambiente e magari, come dire, emozionate del fatto di essere di fronte a persone sconosciute e fare magari un'attività che non hanno mai fatto, hanno pur sempre 12 anni, acci picchiolina. E allora, signora, per cortesia, ho detto davvero così, ma voi sapete che io non avrei detto così. Ho detto, Esatto. signora, acci picchia, lasci che le ragazzine si Vadi, scambino vadi, vadi lei. da sole.
Marco, a proposito di autonomia dei, vabbè, quella dei bambini, abbiamo capito che è ormai una guerra persa. Rispetto ai ragazzi di 20 anni fa, 30 anni fa, quelli che vedi arrivare nel settore giovanile, come sono? Molto più intelligenti, con molte più nozioni, diciamo così, in testa, molto più fragili, molto meno capaci di vivere una passione, rimangono talmente affascinanti da motivarti ad andare in palestra tutti i giorni, anche con le loro complessità e con le loro differenze rispetto al passato. Però, per dire, quello di cui stavate parlando in questo momento, nella palacresta giovanile si trasforma nel ragazzo di 17 anni che dopo ogni tiro, dopo ogni giocata, si gira e guarda il padre in tribuna, piuttosto che il ragazzo che manda il genitore a parlare del minutaggio, piuttosto che tutte situazioni relativamente recenti, relativamente nuove, che non succedevano con così tanta frequenza in passato. E sono cose a cui mi riferisco, per esempio, quando parlo di strategie fallimentari dal punto di vista genitoriale. Io credo di poter dire che sono un professionista nel insegnare un gioco che prevede di inserire una sfera di cuoio o materiale sintetico all'interno di una retina di nylon. Detta così, uno si potrebbe infilare sotto un treno, perché è di una inutilità nell'universo mondiale sconfinata. E penso che chi pensa che il nostro lavoro sia vincere una partita potrebbe sdraiarsi sotto un treno e non ne sentiremo troppo la mancanza. Noi usiamo per forza di cose, perché è la nostra missione di vita, usiamo questo stratagemma della pallacanestro per cercare di trasmettere qualcosa di positivo, dei valori e dei comportamenti a dei ragazzi in età di sviluppo, e la parte affascinante per noi rimane quella, la parte sensata della nostra vita lavorativa rimane quella. Assolutamente. Io credo ancora in questa cosa, credo che sia fattibile, credo che sia possibile. Le difficoltà però aumentano, e questa è una cosa che mi lascia sempre molto perplesso in una socialità che prevede la semplificazione massima di ogni cosa. Acquisire la capacità di crearsi un sistema di attrezzi e di strumenti per poter affrontare un problema complesso che ti dura anni diventa sempre più difficile, e diventa sempre più incompreso e sempre più per i ragazzi difficile da attuare. E sarebbe bello avere il supporto delle famiglie in questo, perché la capacità di crearsi strumenti e di svolgere un piano che prevede anni di impegno è la chiave per avere una famiglia, è la chiave per avere un'amicizia significativa, è la chiave per avere buoni rapporti sul lavoro, è la chiave per una vita adulta, una delle chiavi per una vita adulta soddisfacente e di successo. Però evidentemente questo è un passaggio che in questo momento sociale della storia italiana è piuttosto complicato da fare. Allora, io direi, visto che il nostro tempo si è concluso, che magari una delle prossime occasioni in cui ci sentiremo, visto che insomma sarà un piacere ospitarvi in trasmissione durante questa stagione, magari potremo proprio parlare di queste dinamiche qua, che noi facilmente, in maniera un po' così banale, ma non per questo sbagliata, parliamo in realtà, perché ne parliamo sovente, dei genitori procuratori dei loro figli, fin dalla tenera età. O no, da piccoli sono sindacalisti, da più grandi sono procuratori. Direi che è proprio così. Quindi, signori, Non è vero. grazie, grazie dell'attenzione, grazie della vostra presenza.